Grande successo a Sanremo nella settimana del Festival del progetto della Polizia di Stato Una Vita da Social, una campagna educativa itinerante per prevenire i rischi e i pericoli dei social network, specialmente contro il cyberbullismo, adescamento, sicurezza e violazione della privacy online. Diversi cantanti e ospiti della kermesse a Sanremo che hanno dato il loro contributo. Mamma e papà, controllate i vostri figli, controllate quello che scrivono, soprattutto non ridete alle battute volgari, non siate leggeri, controllateli, perché questo è un problema serio, è che una volta non c'era, perché una volta non ce l'avevamo noi grandi questo problema, adesso c'è questo problema e bisogna controllarli di più, perché è un dovere, perché il bullismo può far male, può fare molto male. E anche i vostri figli potrebbero essere vittime, per cui controllateli. Grazie. Penso che la cosa che sembra quasi una cosa ovvia, però è molto importante da dire, è che è molto pericoloso quando c'è quando sta succedendo il bullismo e anche il cyberbullismo, la cosa la più pericolosa è il silenzio. Dunque io penso che è molto importante di parlare di quello che sta succedendo a qualsiasi persona. Una persona che può essere un genitore, però se ti dà imbarazzo di parlare con i tuoi genitori perché non vorresti che loro sanno quello che sta succedendo, dunque parli con un amico, parli con una professoressa, un professore, qualsiasi persona. Però prendere questo primo passo e rompere questo silenzio. E parlare di una cosa che a volte può sembrare normale, e a volte può sembrare la colpa tua, a volte può sembrare come succede a tutti, e dunque tu devi solamente soffrirlo in silenzio, però non è la verità. In realtà queste cose possono essere molto pericolose e anche non devono succedere. Punto. Dunque tu devi aiutarti e anche aiutare gli altri, perché probabilmente quando tu inizi a parlare troverai un altro che si trova nella stessa situazione. Trova qualcuno a parlare, rompiamo questo silenzio intorno all'imbarazzo del bullismo e del cyberbullismo. Sono qui per dire a tutti quei ragazzi che hanno la sfortuna di essere vittima del bullismo o del cyberbullismo di non tenerselo per sé, di aprirsi, di parlarne con i genitori, la madre, il padre, gli amici, quelli fidati, o comunque di avvertire, contattare in qualche modo la polizia postale e di ricordare una cosa, ricordatevi sempre che il bullo è un vigliacco, quindi non c'è niente di cui vergognarsi a essere vittime di bullismo, quindi resistere e soprattutto reagire, contattate la polizia postale oppure parlatene con i vostri genitori. A voi che venite derisi, presi in giro, offesi su internet, in rete, parlate con i vostri genitori, comunicate, parlatene con chiunque affinché tutto questo si possa fermare. Potete rivolgervi anche in questo modo alla Polizia di Stato, che può darvi una mano, quindi dovete assolutamente comunicare, perché è vietato morire sotto ogni forma e aspetto. A voi invece, che siete quelli che scrivono, che offendono sui social, siete soltanto degli sfigati, ricordatelo. È un progetto educativo di sensibilizzazione e prevenzione itinerante della Polizia di Stato in giro per l'Italia, dove incontrano appunto gli studenti per affrontare il tema della rete, cogliendo le opportunità di internet senza incorrere in rischi, come è stato ampiamente diffuso sulla loro pagina Facebook Una Vita da Social.